Ciao a tutti da Podera, che in questo video vi parlerò della lavapavimenti di Cecotec, il Konga Popstar 29600. Si tratta di un lavapavimenti in grado di lavare e aspirare contemporaneamente oppure di fare le due cose in modo separato. È una novità qui sul canale che ancora non avevamo visto, quindi ho pensato di fare questo video confronto con Dreamy H11, un lavapavimenti di fascia alta che nel settore della fascia alta è comunque il più economico. Direi che come confronto ci sta. Che cos'è questo lavapavimenti di Cecotec? È un dispositivo compatto in grado di essere utilizzato solamente come aspirapolvere o volendo all'occorrenza anche come lavapavimenti. C'è praticamente un tasto che vi permette di andare ad aggiungere l'acqua a comando. C'è comunque alla fine una base dove potete poi fare l'autopulizia del rullo in modo automatico. Che cosa serve un lavapavimenti rispetto a un aspirapolvere normale? Che se ad esempio buttate il latte per terra, diciamo sostanze liquide, con un aspirapolvere normale non potete farlo. Con un lavapavimenti invece sì. In questo dispositivo abbiamo le due cose separate, quindi non solo abbiamo un aspirapolvere ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare il lavaggio, mentre nei lavapavimenti che abbiamo finora visto sul canale questa cosa non era possibile, quindi sostanzialmente l'acqua la dovevate aggiungere sempre. Adesso farò un confronto proprio anche di estetica, di funzioni. Vi parlo subito delle chicche di questo lavapavimenti di Cecotec. Ha una batteria sostituibile che vi permette di avere un'autonomia fino a 35 minuti, anche questa è una novità importante dato che non tanti lavapavimenti hanno la possibilità di sostituire la batteria, poi bisogna vedere se questa batteria si riesce facilmente a trovare. Poi per quanto riguarda i serbatoi, abbiamo un serbatoio dell'acqua pulita da 0,4 litri, mentre l'acqua sporca 0,350 litri, sono davvero serbatoi piccoli. Per gli aspirapolveri normali ci sta, se devi utilizzare la funzione lavapavimenti è già un po' castrato, perché ad esempio il Dreamy H11 abbiamo come serbatoio per l'acqua pulita 0,9 litri, quindi 900 ml, quasi un litro, e l'acqua sporca 0,5 litri, mezzo litro. Abbiamo molto più spazio, ma dobbiamo cercare di capire bene i vantaggi e svantaggi di scegliere uno e l'altro. Ed eccoli qui, uno vicino all'altro. A sinistra abbiamo il Konga Popstar, mentre a destra abbiamo il Dreamy H11. Entrambi sono lavapavimenti decisamente compatti, come riuscite a vedere, e poi da un punto di vista del design entrambi sono molto belli. Devo già dire però che il Dreamy H11 ha dei materiali decisamente più incisivi, più di qualità, si vede la cura nella costruttività, mentre per quanto riguarda Cecotec questa cosa un po' manca, ma abbiamo un design più moderno, considerate anche il prezzo, uno è decisamente più economico dell'altro. Per quanto riguarda invece le funzioni, più o meno la stessa cosa. A sinistra abbiamo, vedete, Cecotec con i suoi due serbatoi, uno dell'acqua sporca e uno dell'acqua pulita. Poi abbiamo il rullo che è misto, quindi possiamo utilizzarlo su qualsiasi tipo di pavimento, la base di ricarica, ma non abbiamo nessun particolare accessorio in più. Mentre per quanto riguarda il Dreamy H11, anche qui abbiamo due serbatoi, essendo più grandi sono distribuiti in verticale, abbiamo una base a mio parere decisamente più resistente, nel senso è molto più facile, guardate, io lo tolgo, lo rimetto e in un istante riesco a posizionarlo. C'è anche lo scopino, mentre per quanto riguarda il Cecotec la base è un po' più compatta, però bisogna fare attenzione a posizionare bene l'aspirapolvere, perché sennò altrimenti vedete rimane così impennata, dovete abbassare questo, ok, e si riesce a posizionare con un pochino di fatica in più, ma si riesce a fare. Però che cosa abbiamo in più su questo Konga Popstar che non abbiamo sul Dreamy? La batteria. Infatti aprendo questo coperchio, vedete, aprendo questo coperchio qui c'è la batteria che riusciamo a estrarre e sostituire per dare più vita al nostro lavapavimenti. Per quanto riguarda i tasti, qui abbiamo il tasto di accensione che ci permette di accendere l'aspirapolvere, e questo ci permette di cambiare la potenza di aspirazione da una potenza più bassa a una potenza maggiore. Qui dietro invece, non so se si vede, c'è il tasto che vi permette di attivare il lavaggio del pavimento, dovete tenere premuto per buttare l'acqua sul rullo. Mentre per quanto riguarda il Dreamy, i comandi sono più o meno gli stessi, abbiamo il tasto qui per l'accensione, il tasto per cambiare la modalità da potenza 1 a potenza 2,
il tasto dell'autolavaggio, che c'è anche qui, bisogna semplicemente tenere premuto questo tasto per qualche secondo quando è sulla base, e abbiamo il comando vocale, quindi il nostro aspirapolvere, quando io lo vado ad accendere, modalità standard, avete sentito, ci riesce a parlare. C'è anche un display, cosa che manca sul Cecotec, display che ci dice lo stato della batteria, che modalità stiamo utilizzando, se c'è da fare qualcosa ai serbatoi, insomma è un pochino più completo. Voglio farvi vedere il meccanismo dei lavapavimenti, come fanno a funzionare. Praticamente qui esce l'acqua, ho tolto volontariamente il rullo per farvi capire, adesso farà un rumore assurdo, quindi non mi sentirete, però guardate bene qui che cosa succede appena io accendo il nostro aspirapolvere. Io adesso l'accendo, guardate, riesco con il tasto a spruzzare l'acqua e in questo modo attiviamo il lavaggio del pavimenti. Comunque, per rimontare la spazzola si fa così. Ecco, l'unica cosa è che a differenza ad esempio del Dreamy, qua bisogna centrare bene, altrimenti non entra. Ok, forse, ok, ci sono forse riuscito, vedete, mentre sul Dreamy basta aprire le due levette laterali, il coperchio si toglie subito, poi vado qui e si riva a richiudere subito. Se devo dire una cosa di questo lavapavimenti è che fa un pochino rumore, aspira molto di più del Dreamy, però è decisamente molto più rumoroso. E come primo test andremo ad aspirare quella farina, da una parte faremo passare il Dreamy, mentre dall'altra faremo passare il Cecotec. Per adesso voglio utilizzare la funzione solo di aspirazione, quindi vado ad accendere, sentite poi anche voi il rumore e vediamo che cosa fa. È riuscito già a togliere senza necessariamente utilizzare il lavapavimenti, anche se un po' d'acqua prima l'avevo utilizzata, quindi a secco. Comunque riesce ad aspirare senza necessariamente utilizzare la funzione del lavaggio pavimenti. Vediamo adesso il Dreamy come si comporta con quest'altra striscia che è un po' più intensa. Una volta terminato l'utilizzo, vedete, comunque rimane in piedi, non dovete necessariamente portarlo alla base di ricarica. Vediamo con il Dreamy invece che cosa accade. Un primo vantaggio del Dreamy è il fatto che è motorizzato. Se questo lo dovete trascinare, le ruote qui sono motorizzate, quindi vi spinge bene in avanti, non dovete fare alcun tipo di fatica. Per attivarlo basta premere il tasto di accensione, vi dice che si è attivata la funzionalità standard, fate così, molto più silenzioso. Vediamo un po' come si comporta con il lavaggio qui della farina, anche lui, lui, vedete, abbiamo dovuto impiegare due passaggi per togliere completamente la farina. È pur silenzioso, però comunque in modalità 1 dobbiamo passare due volte e vedete, stiamo utilizzando anche l'opzione per il lavaggio del pavimento. Adesso facciamo la prova del succo, vediamo come si comporta il Cecotec senza l'acqua, vediamo se riesce a funzionare subito. Ok, il succo è subito sparito e non ho utilizzato l'acqua. Poi lì c'è il ketchup e lo andremo a provare. Vediamo anche il Dreamy, ma il Dreamy anche lui sono sicuro senza alcun tipo di problema. Anzi, lui, guardate, fa tipo una specie di risucchio e in un attimo ha tolto tutto il succo. Ecco, ho mischiato il succo con il ketchup, già andiamo a togliere un po' di ketchup, ma vedete, in un secondo anche lui senza alcun tipo di problema. Passiamo ora al ketchup, vediamo come si comporta il Cecotec a secco. Eccolo. Nonostante tutto, già si è preso tutto. Avete visto, in un secondo ha aspirato tutto, non ho utilizzato l'acqua. Qual è il problema nel non utilizzare l'acqua? È che, come vedete, vi lascia delle strisce, quindi la spazzola non pulendosi c'è il rischio che qualche sporco ve lo rilascia se continuate a pulire altrove. Però se utilizzate l'acqua la spazzola si pulisce
e comunque l'efficienza è più o meno la stessa. Mentre con il nostro Dreamy questa cosa non dobbiamo farla noi, quella di mettere in automatico l'acqua, perché lo fa da solo. Quindi la spazzola si autopulisce e non abbiamo il rischio che tornando indietro ci lasci poi qualche striscia. Vedete, adesso è pulito, ma se io vado a spegnere il lavapavimenti lo faccio scorrere per terra, ma non mi lascia aloni, non mi lascia strisce. L'unico difettuccio di Cecotec del lavaggio a secco senza acqua è che, come vedete, il filtro non riesce per esempio a tenere le polveri sottili e quindi esce qui lateralmente. Sul Dreamy questa cosa non succede perché in automatico mi bagna la spazzola. Per quanto riguarda la farina sarebbe stato utile utilizzare l'acqua, ma questo comunque si tratta di farina. Se dovesse essere ad esempio polvere, per chi è allergico magari questo macchinario potrebbe sparare fuori la polvere se non attivate la funzione di lavaggio del pavimento. Dunque si conviene per certi aspetti, però il filtro, vedete, fa questo scherzetto. Con il Dreamy abbiamo visto come funziona l'autopulizia, adesso vi faccio vedere come funziona con il Cecotec. È semplicissimo, basta tenere questo tasto, ovviamente deve essere sulla fase di ricarica, tenete premuto questo tasto e in automatico, vedete, lampeggia e parte l'autopulizia. Che cosa fa l'autopulizia? Sostanzialmente va a prendere dal serbatoio dell'acqua pulita l'acqua in modo che riesca a pulire la spazzola e quindi succede quello che avete appena sentito. Si attiva l'autopulizia e abbiamo un rullo sempre più pulito in modo da poterlo utilizzare per la prossima pulizia. Avete visto alla fine il Dreamy H11, ok, costa di più, ma abbiamo comunque da un punto di vista della pulizia una pulizia completa, che ok, ci richiede l'acqua, ma avete visto l'acqua è essenziale per far sì che poi le polveri sottili non escano al di fuori del motore. In questo caso il Cecotec può essere molto utile perché vi permette di pulire senza necessariamente utilizzare la funzione del lavaggio, però bisogna essere consapevoli che l'aspirazione avviene solo su cose un pochino grosse. Sulle polveri sottili c'è il rischio che magari ve le rigetta al di fuori, ma dipende molto dal filtro. Quindi il mio consiglio, ok, utilizzate il Conga per pulizia a secco, ma conviene sempre rendere umida la spazzola per far sì che queste polveri sottili non vadano al di fuori del motore. Altra cosa che ho notato è che comunque, ok, risparmiamo, ma che cosa abbiamo in meno rispetto al Dreamy? Abbiamo una macchina che non è motorizzata, ok, quello possiamo fare anche a meno. I serbatoi, i cavoli sono un pochino piccolini, ma ok, se non utilizzate tanto la funzione del lavaggio ci sta, se invece la utilizzate tanto allora potreste risentirne, perché ogni una due stanze dovete star lì a svuotare i serbatoi per riniziare di nuovo la pulizia. Anche in termini di rumorosità, ok, il Cecotec è più potente, aspira molto di più, infatti se vedete i watt di potenza il Cecotec è più potente, quindi dunque è più rumoroso, però personalmente preferisco più macchinario come ad esempio il Dreamy H11, perché fa meno rumore ma comunque riesce ad aspirare lo stesso. Al massimo farò due passaggi, ma almeno non sveglio mezzo vicinato. Avete visto, entrambi sono validissimi prodotti. Parliamo di prezzi: Cecotec costa all'incirca meno di 200 euro, mentre il Dreamy H11 costa un 300 euro, quasi il doppio. Però vale la pena spendere così tanti soldi? Beh, dipende dalle vostre tasche, perché in questo caso nel Cecotec abbiamo un dispositivo economico che riesce a fare più o meno tutto, si fa un pochino più fatica, un po' più rumoroso, i serbatoi non sono grandi, la batteria comunque è sostituibile, cosa che non abbiamo in altri lavapavimenti, abbiamo la possibilità di scegliere se utilizzare o meno il serbatoio dell'acqua. Insomma, anche se è cheap come lavapavimenti, è economico, ha le sue particolarità. Certo, se uno invece ci tiene alla costruzione
costruzione, vuole un serbatoio dell'acqua ampio, vuole la lingua italiana ad esempio, perché il Dreamy parla anche, vogliamo una struttura più interessante, ecco, allora per forza di cose dobbiamo spendere soldi, quindi dipende tutto dal portafogli, quanto volete spendere, ovviamente più spendete più ottenete. Ci sono i suoi compromessi in tutte le cose. Io personalmente investirei sull'H11, ma posso capire che non tutti riescono magari a spendere così tanti soldi, quindi ci sta anche provare il Popstar di Cecotec. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, potete scrivere quello che volete, magari se volete qualche consiglio provo ad aiutarvi. Lasciate mi piace al video, iscrivetevi al canale per i prossimi confronti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!